non mi aiutava più a sfuggire ai miei problemi come prima. E mi divertiva a fare cose da ribelli, come rubare l'alcol e rompere le vetrine dei negozi. Nulla aveva importanza. Un mese dopo decisi di suicidarmi. Ma non me ne sarei andato dal mondo senza sapere come fosse avere un rapporto sessuale. Così, un giorno dopo la scuola, andai da solo dalla ragazza. Mi autoinvitai da lei. Lei mi offrì dei Twinkies. Mi sedetti sul suo grembo e le chiesi: «Scopiamo?» Lei andò in camera e si spogliò di fronte a me. La guardai e capii che stava succedendo per davvero. Cercai di scoparla, ma non sapevo come fare. Preso dai sensi di colpa, non tornai a scuola per una settimana e, quando tornai, mi beccai una sospensione per aver saltato. Quel giorno venne il padre della ragazza. Urlava e accusava qualcuno di aver approfittato di sua figlia. A pranzo si diffuse un pettegolezzo e il giorno dopo tutti mi aspettavano per offendermi e sputarmi contro, chiamandomi lo scopatore di ritardati. Non sopportavo di essere ridicolizzato, per cui, fumato e bevuto, camminai fino ai binari della ferrovia e mi stesi, aspettando che arrivasse il treno delle 11. Ma alla fine deviò sul binario di fianco anziché venirmi addosso. Il treno mi aveva spaventato abbastanza per tentare di recuperare. Migliorai nel sollevamento pesi e in matematica. Si alleviò la mia depressione maniacale, ma ancora non avevo amici perché odiavo tutti. Tutti erano così finti.